La storia può cambiare, questa è la vera novità, perché non aver concesso proroghe alla chiusura degli OPG è stata una mazzata nei confronti di chi non li vuole chiudere. Però gli OPG non sono ancora chiusi, è un processo faticoso, cominciano lentamente a svuotarsi, sapendo che stiamo parlando di persone e non di pacchi, e cominciano via via a costruirsi le alternative. Questo è il vero problema: la chiusura dei manicomi giudiziari, come al tempo dei manicomi, può avvenire davvero se si costruiscono le alternative. Le alternative sono i servizi di comunità e si tratta di organizzare soprattutto percorsi di cura e di accoglienza che non siano di tipo custodiale, manicomiale, detentivo. Questo è un rischio che sta apparendo, cioè le regioni stanno organizzando risposte lentamente, in modo confuso in molti casi, soprattutto attraverso la costruzione di queste nuove strutture, si chiamano REMS, residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza, che in realtà riproducono in piccolo la logica dell'OPG. Siamo ben lungi da quello che è il superamento dell'OPG. Il superamento dell'OPG ci sarà, noi come comitato Stop OPG l'abbiamo sempre detto, solamente quando ci sarà una riforma del codice penale e quindi non si penseranno più a percorsi separati, diversi, anche dal punto di vista giudiziario, per le persone malate di mente. I ritardi ci sono e anche alcune contraddizioni, sono anche figli di una stagione in cui la 180, la riforma Basaglia, ha avuto in alcune realtà arretramenti. Va ripresa quella strada, quella straordinaria battaglia di libertà e per i diritti delle persone, e vanno commissariate le regioni in ritardo, tra queste c'è sicuramente il Piemonte. In Piemonte noi da tempo come comitato Stop OPG abbiamo sollecitato l'attenzione dei governi regionali, sia del precedente che dell'attuale, rispetto al rischio di creare delle piccole nuove strutture manicomiali. Il numero attuale è talmente ridotto, perché adesso abbiamo praticamente 35 internati da accogliere nella regione, che veramente troviamo inutile e pericoloso e quanto mai fuori luogo in questo momento distogliere delle risorse per la costruzione o comunque per l'allestimento di REMS, e che nel momento stesso in cui ci saranno comunque riempite. Lo stigma va rotto separando la malattia dalla persona e ristabilendo i diritti e i doveri di ogni cittadino. Noi diciamo chiaramente che il follereo, cioè la persona malata di mente e autore di reato, deve andare in giudizio non in OPG o in REMS, sospeso in una sorta di vuoto di cittadinanza in cui non viene nemmeno giudicato per l'atto che ha commesso. Ha commesso un reato, va in giudizio, come tutti i cittadini deve espiare la pena, in un percorso però in cui la pena, come stabilisce la nostra Costituzione, deve guardare in faccia la cura, il diritto alla salute delle persone. Le due cose stanno insieme, in fondo questa vicenda delle persone in OPG e ora in REMS guarda non soltanto al tema della malattia mentale, ma anche al tema del diritto alla salute per i detenuti e all'esecuzione della pena e all'idea che abbiamo di recupero sociale di persone che abbandonate nei circuiti dell'esclusione totale, delle istituzioni, del carcere piuttosto che dell'OPG, in realtà non sono più recuperati alla comunità. È un danno per tutti, oltre che per i singoli colpiti da queste sventure.